Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Un bacio grande a tutti i nuovi iscritti, benvenuti. E questo è il mio canale Senza Trucco. Per favore spiegatelo voi per quale motivo mi chiamo Senza Trucco. Continuano a ripetermi: ma perché ti chiami Senza Trucco? E poi sei truccata, cioè io non ce la faccio più. Vuol dire senza segreti, cioè la gente continua a dirlo. Ma Senza Trucco può mai davvero voler dire che una quindi per forza nella vita non si deve truccare? Che nervi! Questo è il mio canale dove attacco tutto ciò che è contro il buonsenso, contro i rimedi che portano alla rovina del mondo, come tutto ciò che implica l'utilizzo inutile di sostanze inquinanti come la vasellina, come la paraffina o come qualsivoglia altro oggetto che non c'è bisogno di utilizzare per risolvere problemi essenziali. Uno dei principali sospettati, dei principali canali che io odio per questo motivo, tra virgolette, è proprio 5 Minute Craft. È stato il primo contro cui mi sono lanciata, perché cioè, io ho visto quel video di trucchi beauty fai da te, sapete benissimo che ho passato anni a farmeli in casa e mi sono uscite proprio i nervi. Quindi continuiamo con rimedi beauty fai da te, cose per donne, perché lì proprio si scatenano, ce ne dicono di tutti i colori. C'è questo bellissimo video che è 27 unexpected uses for everyday items that are totally genius. Quindi questi sono 27 utilizzi inaspettati, totalmente geniali, cioè voi persone normali non ci potevate arrivare, capito? Per oggetti diciamo di tutti i giorni. Quindi io sono troppo curiosa come l'1,2 milioni di persone che hanno visto questo video, io sono davvero super curiosa, cioè io mi imbatto in un titolo del genere e dico ma scusami, com'è possibile? Quindi, allora, ci abbiamo lei, che è una delle prime tizie di 5 Minute Craft, che si infila un tampone nel naso. Hai finito il tuo rossetto? Infilaci un assorbente, cioè, ma mi sembra logico, ma mi sembra ovvio. Poi ci avviti un gaggetto e te lo porti sempre con te, cioè sempre al collo, ma che caspita! Così, quando ti viene il ciclo, quando... perché il ciclo viene così, cioè proprio tipo un'esplosione, no? Cioè praticamente qualcuno ti prende con un mirino, ti arriva il ciclo e quindi tu, che fortuna, ce l'ho già attaccata al collo, perché sai, se perdi quei 0,3 secondi a prendere la borsa e portarla con te in bagno, allora sì, potresti veramente finire male, la tua vita potrebbe terminare, cioè in questo modo è molto meglio. Ma di che caspita stiamo parlando? Cioè chi sulla faccia della terra esce col collarino a forma di rossetto con dentro l'assorbente? Cioè ma solo una deficiente lo farebbe. Allora, la maggior parte degli applicatori per tamponi, ovviamente questo è un universo femminile, mi capirà, cioè sa l'involucro che contiene il tampone, che è tipico del Tampax, è fatto di polietilene, tradotto plastica. E ha un intenso, credo, impatto, no, intenso, avverso, cioè un avverso, ecco, cioè è inquinante in poche parole. Adesso loro si preoccupano dell'ambiente e vediamo come ci consigliano di non inquinare. C'è una cosa che tu puoi riciclare di chi, cioè polietilene vuol dire plastica, nonno, e cosa ci facciamo? Cioè tu lo usi come air... Cioè... Questi cosi, io non voglio scendere nei dettagli, sia per i più piccini, sia per i maschietti, sia per persone che si possono impressionare, sono sostanzialmente vuoti. Se sono vuoti e tu li devi buttare, significa che li hai utilizzati. Se li hai utilizzati vuol dire che li hai infilati proprio lì, in quei giorni lì, quindi non escono nuovi, puliti, cioè quello che c'è là sopra potete immaginarlo. Quindi voi cosa fate? Li sterilizzate, come non lo dicono, probabilmente prendete un pentolino e li fate bollire e poi ve li mettete in testa.
Cioè, a me questa cosa fa uno schifo che non avete idea, quando potreste semplicemente prenderli, sciacquarli dove l'avete voi e buttarli nella plastica. Guardate, c'è Valentino Rossi. Cioè, noi ci rendiamo conto che queste prima si infilano super e poi se lo mettono in testa per farsi l'acconciatura? Io non ho parole. Ma che schifo è? Ma dai, ma cerchiamo di non usare la vasellina invece di fare ste schifezze. Così non si inquina. Cerchiamo. Cioè, a parte che forse 20.000 giorni di ciclo per avere tutte queste cose in testa. Ok, sicuramente l'effetto è carino, cioè, ma è tutto il presupposto che è sbagliato qua. Carina che ti sei messa i portatamponi sporchi in testa. Allora, ti cola il naso? Uff, che noia. Aspetta che ci azzicco un tampone con olio essenziale di eucalipto. Ma non ci entra. Cioè, lei aveva una tonnellata e mezza di carta igienica, poteva mettere due goccioline sulla carta igienica e continuare a poggiare il naso. No, sprechiamo un tampone, che comunque, cioè, queste cose hanno un prezzo, purtroppo noi donne siamo costrette a pagare pure per affrontare il periodo naturale e biologico nostro, per problemi poi quelli, e tu lo sprechi per il naso, va bene, per un po' di raffreddore. Ah, quello poi lo puoi mettere in mezzo ai vestiti, mi sembra carino aprire l'armadio e vedere. Allora, oh my god, mi sono... No, perché? Cioè, questo è lo spreco. A parte che, come potete vedere, i tamponi, proprio per la loro natura, tendono, una volta bagnati, ad ingrandirsi perché devono raccogliere più liquido possibile. Quindi, cioè, tu ci metti l'acqua micellare, si apre a fiore, non è una penna, non va bene per togliere il rossetto, e stai sprecando un tampone per una riga di rossetto. Ma questo è l'inquinamento, ma non vi fate schifo? No, la buttiamo. Lo potevi girare al contrario la spugnetta, no? Usa la plastica dell'applicatore. E ne va soddisfatta e si gira come una principessa. No, è sbagliato. Cioè, quanto costa una spugnetta, ragazzi? Ma di che stiamo parlando? Allora, i vicini fanno rumore, quindi ti infili i tamponi. Ma signore Dio mio, non ci entrano, è scomodo. È scomodo, non ti puoi girare. Cioè, vendono appositamente. I tappi per le orecchie, io ce li ho, costano un euro. Un cavolo di euro. Li lavi, li riutilizzi, no? Ti infili i tamponi. Quando è il ciclo, cosa fai? Cosa ti infili? Pure per mettersi... Allunga un po' incarnito. Allora, cosa fai? Ah, li usi come separatori di piedi. Allora, questo ancora è un uso un po' più simpatico, perché comunque li puoi riutilizzare, però dai, cioè, costano pure un euro, qualsiasi acqua e sapone. No. Ma anche per toglierti lo smalto, vedete che si è gonfiato? Ma perché non usi un pezzo di cotone? Ma sei a casa, un po' di carta igienica, tanto di smalto. Uso un tampone così lo spreco. Ti puzza l'alito come una bestia. Quindi, miracolo, stiamo vedendo un raro life hack in cui sono riusciti a mescolare l'utilizzo, cioè serve una cosa, il tampone, ma veramente, di un Tampax insieme al Colgate. Cioè, qui è proprio l'apoteosi della minchiata che stanno facendo, ma... Usa il tampone come uno spazzolino. Ma perché? Poi sei in un letto, si suppone che tu sia all'interno di una casa, ci sarà un lavabo, un bagno, qualcosa dove puoi andare a lavarti i denti? No. Ti lavi i denti a letto e come te li sciacqui? Che poi, cioè, scusate, per chi ovviamente sa come è fatto un tampone, è tipo cotone, quindi una volta che va a contatto con i denti, tra l'umido della saliva e il dentifricio, tutto il cotone resterà in bocca, ma che schifo! Ah, sputi il dentifricio senza acqua, così, dentro una pianta, e resti a letto, cioè tu sei totalmente How to survive, come sopravvivere con un assorbente.
Hai dimenticato le ciabatte? No, no, no! Ragazzi, ci vogliamo soffermare sulle pustole un secondo, ora torniamo al life hack. Ma che piedi ha? Cioè, hanno 18.000 modelle, dovevano fare questo video a quella con i piedi più brutti di tutti. Ma che cos'è? Ma, cioè, a parte proprio il dito che forse te l'hai rotto, poverina, ma ha delle bolle che sono veramente oscene. Cioè, e lei sta usando gli assorbenti come ciabatte. Carina come idea, peccato che gli assorbenti assorbono, quindi poi diventeranno coppi così. E penso che potenzialmente ti vai ad ammazzare, scivoli. Allora, altro life hack con un assorbente. Lo riempi di acqua micellare, lo pieghi in due e te lo infili in borsa per un giorno. Ma le salviettine struccanti, lo sapete, almeno che le vendono. No, vai in bagno e ti strucchi con un assorbente. Cioè, come sprecare proprio le cose, sono inquinanti gli assorbenti, da morire. Costano cari e tu li usi così? Cioè, ancora questo va bene, li usa come assorbente per il sottotetto, ancora ci siamo. Ma, cioè, quelli di prima, assolutamente no. Adesso qua lei sta aspettando al freddo e al gelo, quindi la soluzione è infilarsi gli assorbenti dentro le scarpe. Vabbè, magari questo funziona. Ripeto, se ancora l'assorbente è riutilizzabile, ok, ma quando lo sprechi così, no. Non riesci a dormire? Ma spegni la luce? No. Chiudi gli occhi? No. Prendo un assorbente e se lo metto in faccia. Va bene, come fare una mascherina con un assorbente quando poteva spegnere la luce, ma dettagli. Allora, sfiori una tua amica che nemmeno si muove nello scontro e ti viene un livido così giallo e blu. Solo tu ci sei riuscita, quindi prendi un assorbente, lo bagni, lo metti in freezer in quei 15 minuti e lo applichi sull'ematoma quando già avevi il ghiaccio in freezer e potevi applicarlo subito. Cioè, si sa che quando c'è una botta, qualcosa, subito bisogna intervenire con il ghiaccio. Perché applicare immediatamente il ghiaccio pronto quando puoi aspettare 15? Buoni. Quando puoi aspettare 15 minuti e mettere un assorbente congelato? Cioè, questa è intelligenza. Tagli un pezzo di assorbente, ci metti l'olio d'oliva, lo tagli in due e fai patch per gli occhi? No, cioè, 10 minuti, sì. Allora, no, assolutamente no. Sia perché potevate farlo con dei dischetti di cotone senza poi dover buttare nella spazzatura qualcosa che è fatto da cotone, plastica e colla insieme, quindi non si può riciclare. Punto numero uno. Cioè, per quale motivo con l'assorbente? Secondo motivo, perché l'olio d'oliva sotto le occhiaie? Quale cosa mi fa? A parte farmi venire punti neri di così, di questa portata, cosa mi fa? Cioè, così, facciamo una cosa a caso, giusto perché ci dobbiamo prendere altri 5 minuti in questo video. Contenta, vero? Contentissima. Ti puzzano le... cioè, questi sono tutti i problemi del mondo. Ma basta. E va bene, ok, li vendono, tanto vale risparmiare, questo sì, e utilizzare i salvaslip, va bene. Però, cioè, in teoria bisognerebbe mettere anche un po' di deodorante. Ti rubano i soldi perché sei così intelligente da farli sporgere dalla tasca, quindi li metti dentro un assorbente, ma una borsa, un portafoglio, cioè, se sono cose per donne, le donne di solito portano una borsa. Veniamo ora ai life hack per carta igienica. Cioè, loro hanno passato un pomeriggio a tappezzare un bagno di rotoli e portarotolo, cioè, voi capite quanto hanno da fare questi qua? Usi la carta igienica in modo corretto? Vediamo. Se ti finisce la carta igienica, ti fanno creare un portarotolo per avere sempre la carta igienica di ricambio. Ma se ti finisce anche quella di ricambio, non c'è soluzione. Cioè, la soluzione alla carta igienica finita è sostituire il vostro rotolo con nuova carta igienica. Grazie, 5 Minute Craft.
meno male che ci siete voi. E poi danno una serie di trucchetti su come utilizzare i portarotoli, la carta igienica per fare alcune cose, insomma, ma non è l'uso corretto della carta igienica perché è uno solo, però insomma sono cose carine, quindi ovviamente non li distruggo per questo. Ma dedichiamoci invece ad altro. È un video che mi è stato consigliato da tantissimi di voi ed è un video di 5 Minute Craft Teens, che per il momento è pieno di risorse una cosa assurda e imbarazzanti, ed è 22 easy hacks to speed up your daily routine. Come al solito facciamo tutto sbagliato, quindi loro ci aiutano, ci hanno dei consigli fare le cose meglio, quindi vediamo. Lei è la protagonista di questo video. Sta sognando una scena da innamorata col suo innamorato. Oh mio Dio, è in ritardo. Hai le occhiaie e i capelli che non vanno, quindi metti i cucchiai in freezer e li metti per 30 minuti. Sì, comunque questo è vero, il ghiaccio, il freddo aiuta a compattare la pelle, ovviamente è una cosa di pochi secondi, però cioè, qua non c'è niente di male. Iniziamo bene, ti fai la coda. Ok, sì, vabbè, non è un metodo veloce, però pure qua non c'è niente di male. Hai le unghie con un po' di colla vinilica sopra, quindi ti metti lo smalto. Sotto poteva un po' limarle, sopra quello trasparente. No, perché devo, poi a fretta, perché ti devi fare la nail art, queste così complicate, è orribile, cos'è, tipo scozzese, vabbè, a me non piace, però non c'è niente di... tutti quei pelle non sono gambe da donna, quindi sei in ritardo e ti e ti fai la ceretta in casa, certo, proprio per sbrigarsi è l'ideale. Quando devono usare il rasoio non lo usano, cioè che se sbagli ti ustioni o non ti funziona perché ti si compatta troppo. Ora prendi un jeans, cosa stiamo facendo? Distruggi un jeans così. Ah, il jeans non era altro che la striscia depilatore, ma le sono cresciuti pure i peli, erano più corti poco fa. Cioè io sono in ritardo, mi faccio la ceretta in casa, distruggo un jeans e lo uso come striscia, ma siamo malati. E ora sei liscia, però cioè potevi sbrigarti in altra maniera. Ti metti il fondotinta ed è marrone e tu non lo sapevi, cioè sei a casa tua, quindi scusate se sentite tuoni, sta per diluviare fuori, quindi la diluisci con un po' di crema e improvvisamente cambia colore. Cioè voi dovete sapere una cosa, se avete una cosa scura e la mescolate con la crema non si schiarirà mai, perché la crema non è colorata, è bianca. Ma bianco non è una polvere di colore come può essere all'interno di un ombretto o di una crema, proprio sapete quelle cose che tingono bianche, quindi come fa a schiarirsi? Colora di meno, ma colora sempre scura, quindi qua loro l'hanno sostituito con un altro fondotinta e vi stanno prendendo per il culo. Io questo lo so, molti no, però sappiate che non è possibile una cosa del genere, a meno che non lo schiarite con un fondotinta molto chiaro. Scusate, l'ombretto è asciutto, ma avete mai visto un ombretto bagnato? Quindi ci metti l'olio. Ma che schifo è? Ma voi avete mai visto un ombretto oleoso? Ma che schifo! No, gioia, non ci siamo. Ti è finito il rossetto, ma vai a Lourdes, cioè una sfiga mischina. Quindi prendi un po' di giallo, un po' di, cioè distruggi due ombretti, mi sono commossa. Facciamo un minuto di silenzio per questo life hack e per la vaselina. Lo vogliamo ripetere per l'ennesima volta tutti insieme per ricordarlo a chi ancora non lo vuole capire e mi continua a commentare l'opposto, che la vasellina è petrolio,
si ostinano a continuare ad utilizzarla è un derivato petrolifero, è 100% petrolio, tant'è vero che si legge qua sulla versione pure petroleum jelly, cioè petroleum, petrolio. Esiste anche quella vegetale, ve ne ho parlato, che infatti non è vasellina, la chiamano così perché esteticamente ci somiglia, non fa passare un filo di nutrimento, di aria, di nulla, è oleosissima, e quindi un rossetto gliela vedo pure male. Ve la ingerite, è vero che è praticamente atossica perché viene utilizzata anche in alcune pomate per alcuni trattamenti medici dove bisogna cercare di evitare che ci possano anche essere batteri nella crema, e lì non ce n'è perché forme di vita zero, è petrolio, ma cioè se non ce n'è di bisogno io la leverei dal commercio a prescindere. Perché metterla sulle labbra? Perché ingerirla? Perché usarla che poi anche quello, il cucchiaino lo sciacquate, inquinate tantissimo, per favore fatelo per me, cioè che schifo, che schifo, che schifo la vasellina. Quindi allora fa questo impasto giallo e quindi ha creato un rossetto giallo, tra l'altro lei aveva poco tempo e già saranno passati 10 giorni, non ci arriverà mai a questo appuntamento. Adesso passiamo ai vestiti. Tutto a posto? No, no, le scarpe sono graffiate. Cioè lei sta facendo le mie stesse espressioni, tipo quando io vedo la vasellina. E quindi lei infila dentro i collant. Non penso sia molto elegante questa cosa. C'è una versione povera di chi non può farsi gli stivali? Non lo so, non ho idea. Allora, l'olio non è troppo lucente? Olio Johnson. Olio Johnson, come sapete, è paraffina, paraffina liquida, che è sempre petrolio. Quindi mescoliamo il petrolio con i brillantini. Aspetta, però questo è il tappo verde. C'è scritto aloe vera? Potrebbe essere una versione non paraffina, mi informerò, spero davvero per loro, altrimenti vale la stessa cosa della vasellina. E quindi così brilli di più, ma ti puzzano i capelli, ma che sfiga, ma, cioè, ma non puoi essere così una tragedia su tutto? E quindi, ok, va bene, risolto. Oh, finalmente, non ho più problemi, cioè poveraccia, ma sfiga proprio. E adesso qua continuano con tutti i life hack a cui vi ho reagito la prima volta, cioè nei miei primi video. Sì, correttore fatto con l'evidenziatore, tutto, cioè. E quindi parliamo, questo video dura 11 minuti, sono al minuto 5:23, abbiamo altri 6 minuti circa di cose vecchie che non si stancano mai di riproporre e la gente è sempre lì che dice bravi, bravissimi, bravissimi, cioè è un problema che ha la gente a questo punto. Quindi buh, cioè, non lo so, ditemi voi. Ora passiamo finalmente ai saluti. Vi ricordo che saluto le prime 100 persone che commentano i miei video. E quindi se anche voi riuscirete a commentare entro i primi 100, sarete salutati nel prossimo. Saluto Cinzia, Rina, Viola, Ferina, Asia Baldrati, Eva Gliptis, Adelina Saturno, Giovanna Zanin, Dasha Monge, Arianna, Giorgia F, Melissa D'Agostini, Natasha, La Blip, non si può dire, Marissa Caputo, Michela Milani, Miriana Ponticelli, Giorgia Giampà, Luna Vera, Maria Costanzo, Jessica Caccia, Alexander Timpa, Alessandra Schena, Arianna 07, Cattimi Cat, Rossi De Vita, Zeno Sama, Angie e Inza, Rosa Diamante, Giusy D.I., Isa Gamer 1.0, Anita Zocco, Valentina Brugnoni, Eletrotta, Davide D'Alessandro, Emigi 7 Ginesi, Liber World, Yuki, Sofia Alba, Federico Ricciardi, Alessia Cisternino, Marta, senza cognome, senza niente, poi Camilla Magioni, Dasha Monge, Ian Giorgia, Ragazzo Oscura, Jessica Caccia, Giada D'Ercole, Rione Granger, Alessio Salvatore, Jenny Cacialite, Sara Spaiu, Mario Belli, Arix DIY, Chiara Ruggeri, Roberto Scarano, Dani e Sabri, Francesco Doardi, Giulia Crazy Blog, Rosa Pia Magliocca, Elisabetta Love, Anna Fichera, Sara Giamalle, Sabrina Calabre, Fabio Lanzano, Teresa Genzaldi, Lovely Channel, Aris Princess, Lucrezia Cioffi, Kawa, no,
Kautar Abba, Birbi Patti, Vincenzo Raimondo, Bonatelli Jennifer, Gianluca Re, Sara Bolelli, Fede, mi chiamo Claudio, ok? Sara Guerrera, Teresa Genzardi, Giulia Crazy Block, Vanessa Scalogna, Giulia Mazzocco, Sara Orto, Azzurra Robibaro o Robibar, non lo so, Alice Channel, Sara Tumminelli, Annalisa Scamardella, Maria Manzolillo, Ginevra Nassini, Asia Fantasy, Chanel Mercury, Ilenia Danna, Leila Brahim, e Chiara Catfortani, Lorena De Cillis, Roberta Balbo, Letizia Coratella, Gaia Fusco, Violette Official, Lady 1312, Kate Horse, Michelle Magnani e Carolina Hernandez Hidalgo. Quindi questo è tutto, io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!